Cactus. Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video! Io sono Xuder e io sono Pami. E anche oggi ragazzi, settimo video giocato nelle 2v2, meravigliosa questa modalità che Supercell ci ha regalato, dicono per un anno. Tu speri che siano illimitate o pensi che finiscano fra un anno? Spero illimitate. Spera illimitate, per fortuna. Ragazzi, allora, anche oggi abbiamo due deck da farvi vedere in modo da farvi anche capire come perdere nel migliore dei modi, ragazzi. Questo è il deck che ho cercato di sviluppare dopo i 6 parti che ho dovuto subire nelle ultime 6 registrazioni. Ho cercato di creare un deck che potesse proteggere al 100% le sue giocate. Il deck è il seguente, ragazzi. Poison, pipistrelli, sfera di fuoco, vortice, yeti, strega normale, mago zap e goblin cerbottaniere. Tu invece con che deck giocherai? Frecce, strega, 3 moschettieri. No, non sono 3 quelli moschettieri. È 1. Che cazzo la conosce sta carta? Non l'ho mai giocata. La dillo te che mi sono arcieri, giocato. Fireball, giant ovviamente a livello 10, zap e baby dragon, ragazzi. Ancora pronti così. Vai amore mio, mandami una bella 2v2 e vediamo di andare a vincere questa partita. Mi raccomando, sempre più in dentro, perché sei fuori dalla telecamera. Cerca di entrare più in dentro, perché se no rimani fuori. Allora, attenzione ancora, siamo con Dark Lady. Eccola qua ragazzi, la vedete, meravigliosa, radiosa come sempre, con un senso dell'umorismo veramente altissimo. Allora, loro aprono subito con un miner. Beh, double miner. Brava, avanti ancora, con il golem davanti ragazzi, e il gigante, finalmente un'ottima giocata qua ragazzi. Posso già andare a proteggere il gigante con una poison che dovrebbe tirare via i due arcieri. Benissimo, guardalo il giant che entra. Ok, eccezionale, sembra funzionare ragazzi, la strategia sembra funzionare, il cerbottaniere mi aiuta, tira via i 3 sgherri, attenzione, non giocare nulla, no, c'hai 10 di mana, gioca allora cazzo, sei 10 di mana, gioca, stavo mettendo giù, non giocare se non hai 10 di mana, ma te l'ho già spiegato, sei 10 di mana, gioca ovviamente. Allora, bene così, che loro vanno sbagliati, no, perché lo so che giochi i pipistrelli? Allora te lo devo dire quello, no, che gioco. E allora non giocare, guarda quello che faccio. Dai, 5-64, questa la vinciamo. Non la possiamo perdere, mi raccomando. Piuttosto parti dietro con la... No, ferma quel miner, ferma anche tu quel miner. Ok, ottimo il drago che serve infatti adesso. Loro colpiscono il golem del... Calma, vai. Sei 10 di mana, giù la strega. E il giant davanti se ce l'hai. Attenzione ancora, andiamo ancora. Brava, giù col giant. E la seconda strega dietro, ragazzi. Lei ce l'ha al 6. Io ce l'ho al 5. Guarda come generano scheletri, come se non ci fosse un domani. Ottima questa zap. Ottima, dai che andiamo a chiudere in tre corone. Oh, mi sa forse di no. Però noi ci proviamo. Bene, siamo ancora davanti. C'è il giant full vita. Ma non so se hai notato che il tuo giant è ancora full vita. Non so se hai notato, giù con la poison, ancora protezione del giant ragazzi, mamma quanto li stiamo facendo male, ancora double miner per loro, vai a chiudere su un minatore, bravissima, vai che la vinciamo, andiamo col golem centrale, proteggiamo i pipistrelli, c'è la strega? No, dietro, frega un cacchio, dietro, easy, se sei a 10 gioca dietro. Non ha senso, cioè non è una torre inferno, la perdiamo la truppa. Strega anche per me, loro vanno con il bowler. Facciamo proprio questa giocata qua ragazzi, togliamo subito i suoi sgherri che davano un po' fastidio. Bene il bocciatore, è sceso senza troppi problemi, bene anche la gang. Mago zap sulla torre inferno in modo che non colpisca il drago, tirato giù anche la torre inferno. Bene quel giant centrale, meraviglioso, dietro il goblin cerbottaniere, eccezionale anche la tua strega. Pisciatelli giocati tutti completamente sulla destra, questa è buona, qua li abbiamo aperti. Grande, questa è stata una gran giocata. Addirittura 3 corone. E schiaffamolo questo 5. Addirittura 3 corone. Grande ragazzi, meraviglioso. Come avete visto ragazzi, a protezione di un gigante al 10, una bella poison, un po' di pipistrelli e qualche spruzzata anche di scheletri generati dalla strega. È veramente una cosa fantastica. Vai amore mio, te la senti di giocarne un'altra o non te la senti?
Dobbiamo farne due. Vai, 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 vai che se la sente. Dai, mandami l'amichevole, mandami la 2v2 che andiamo a spaccare ancora i sederi, dai, eh. Mi raccomando, concentrata, carica attiva e anche molto competitiva. Però già ci ridono in faccia, già ci ridono in faccia, ragazzi. I grandi fratelli del clan, non si sa. Gli facciamo un pochettino di pollicioni in su e io aprirò a sinistra con una strega. 3, 2, 1, apro con la strega, vai. Lasciali andare, lasciali andare, lasciali andare. Sì, però gioca, ti prego. Vai. Ok, ok, perfetto, il suo giant davanti, aspettiamo che giocano qualcosa. Il peccone, doppio fulmine, andiamo a inchiodarci, aspetta, andiamo a tirare via con il vortice. Il giant è una bella palla de fuego sopra le sue truppe, tira via anche i pipistrelli, attenzione alla fuorilegge, ancora vivo il loro peccone, brava, quello mi è piaciuto, ci metto sopra anche dei pipistrelli e ok. Ok, siamo riusciti a ripartire, c'è 2228, 2706 la nostra torre. Dai, mi raccomando, amore mio. Lo grider per loro, dobbiamo mettergli un... Brava, bravissima, bene quel moschettiere lì, quello va benissimo. Andiamo a colpire anche il mago, perfetto. Davanti con il golem del ghiaccio si è salvato il cerbottaniere per un pelo. Si è salvato per niente. Loro continuano a zappare. Aspetta, mi raccomando, preparati a scaricare. A 10 scarica dietro qualcosa, a 10. Dai, mi raccomando, eh. Mi ha messo giù la strega, lei ha giocato una coppia di arcieri. C'è il giant. Giocalo davanti. Brava, eccezionale. Andiamo a proteggerlo, non lo so, quelle frecce. Un po' eccessive, secondo me. Ho notato. Aspetta che gli proviamo a tirare via le sue truppe. Minchia, ti ho spostato il peccone. Bravo, vai che gliela tiriamo giù. E non è finita, amo. Continua l'avanzata dell'armata delle tenebre. Vai che continua. Continuiamo coi pipistrelli meravigliosi. Se lo stanno mangiando, che è un piacere. Bellissimo quel moschettiere che può fare davvero male. Andiamo anche con la palla di fuoco per danneggiare tutte le sue truppe. Ok. Eccezionale. Siamo riusciti a difenderci con una palla di fuoco al 9 contro tutto il mana che loro hanno usato. A 10 di mana gioca sempre sulla sinistra della nostra torre per proteggere quella in basso a sinistra. Mi raccomando, amore mio, mi raccomando. Non giochi? Vai. Loro hanno il peccone. Andiamo con la poison. Molto easy la poison. E il vortex per tirare un attimo via le sue truppe. 9.56. Andiamo a danneggiare. Ci danneggiano anche loro con la poison. Eppure con il fulmine. Non colpiscono la torre, per fortuna. 30 secondi alla fine. Vai già, giocalo. Di brutto. Andiamo a spingere tutto sulla destra adesso però, eh. Tutto sulla destra. Vabbè. Quella non è la destra, ma fa niente. Allora, lasciagli andare lo grider. Frega niente dello grider. Lasciagli tirare giù la torre. Tanto è persa quella torre. Brava. Avanti così. Brava, grande. Hai visto come hai giocato bene? Brava, bravissima. Grande, andiamo a chiudere questa coppia di partite in grandissima vittoria, ragazzi. Meravigliose anche queste due partite giocate in 2v2, entrambe vinte. Sembra quasi che scenda la neve qui in Emilia Romagna, ragazzi. Beh, amore mio, io direi che... Ma se siamo a casa, che Emilia Romagna. Beh, amore mio, allora io direi che per oggi è davvero tutto. E quindi grazie ragazzi per averci guardato, grazie davvero tantissimo per lasciare i pollicioni in su se vi è piaciuta anche questa 2v2, questo piccolo video che vi abbiamo voluto regalare mentre noi stiamo sollazzandoci, mangiando anguria e bevendo coco e rum, e noi ci vediamo domani! Ciao!